Con il grande tennis siete sempre collegati in diretta con Monaco di Baviera per la seconda semifinale della Compaq Grand Slam Cup. Sempre Rino Tommasi con voi in compagnia di Ubaldo Scanagatta e buon tennis a tutti. Seconda semifinale, si gioca dunque per un posto in finale. Per la finale si è già qualificato Mikael Stich, che nell'imprimo incontro oggi ha recuperato 2-7 di svantaggio ed ha battuto in 5 set Stefan Edberg con il punteggio di 2-6, 3-6, 6-3, 6-3, 6-1, 2 ore e 40 minuti di gioco. Invece per questa seconda semifinale non c'è dubbio che il favorito sia Pete Sampras, che ha battuto Korda in 6 occasioni su 9, ha vinto le ultime 4, però insomma ci sono anche 3 sconfitte che fanno pensare che poi non sia così facile, anche perché le ultime 3 vittorie. Tanto c'è il primo punto dell'incontro. Le ultime 3 vittorie di Sampras sono tutte arrivate al terzo set, i match che erano sulla distanza di 2 set su 3. Sampras inizia il servizio. Dobbiamo sperare nel talento di Korda. Eccone qui un saggio. E non perché noi ti faccia il tipo per Korda, ma perché vogliamo che ci sia un match equilibrato. Abbiamo bisogno che giochi bene Korda per avere una bella partita. 0-15. Si dà per scontato che Sampras giochi bene comunque. È un po' che non gli riesce di giocare male. È la sua terza semifinale in 4 partecipazioni a questa Coppa dello Slam. Sampras ne ha vinte una, è arrivato in semifinale lo scorso anno, perse da Stich. Una partita molto bella e combattuta, 7-6, 7-6, 3-6, 7-6. Esce di poco questa bella risposta di Korda, 30-15. Korda ieri ha visto un bel mondo, perché insomma era quasi, non dico spacciato, era quasi a casa, era sotto di un break contro Bruguera nel terzo set, sotto 4-2, poi ha recuperato e ha vinto. ...40-15, si fosse messo in visione soltanto in questo momento, non deve pensare che ci sia poca gente, le tribune sono gremite, tutti i biglietti venduti, anzi le tribune erano gremite, poi la gente si è riversata ai bar, ha aggredito i bar, e adesso ci vorrà un po' di tempo prima che riprenda posto, ma tutti gli 11.000 biglietti sono venduti. Doppio fallo di Sampras, 40-30. Sampras tiene il servizio, conduce 1-0 nel primo set. Tocca ora a Peter Korda a servire. Sampras in vantaggio 1-0 nel primo set. Il problema per Korda è la seconda di servizio, che è il punto più debole del suo gioco. Sì, abbiamo visto inquadrato per un attimo la sua moglie, che è dato anche un bambino quest'anno, è la Rajkrtova, ex tennista, non so se riprenderà a giocare. Quella giovane può farlo. Ecco qua che comincia subito con un doppio fallo. Tra l'altro una seconda tirata pianissima, quindi 126 km orari. Questo lo vuol dimostrare, anche se Sampras è piuttosto perplesso. 15 pari. Ragione di essere perplesso, mi pare che ce l'abbia, sì. Non è che possiamo essere sicuri.
dopo aver visto il replay, ma poteva anche essere fuori. Senta. 15:30. Occhiataccia di corda a una signora che si è mossa proprio mentre lui giocava il dritto. Lui poi gli basta un niente per distrarsi. Ecco qua inquadrato insieme alla moglie di corda, più in fondo sulla destra del teleschermo, Vladimir Zednik, un uomo di 2 metri che fa da allenatore a corda da un paio d'anni circa. Palla break. Annullata la palla break. Però grande accelerazione di dritto da fondo da parte di corda, sorprende nettamente Sampras. Gran dritto mancino, è l'ultimo, è l'unico mancino qui fra i quattro. Finalista. Tiene servizio corda, 1-1, primo set. Ieri Pete Sampras era particolarmente soddisfatto di aver battuto ancora una volta Chang, per la seconda volta che lo aveva già fatto all'Open degli Stati Uniti, che Chang è un avversario che gli ha sempre dato noia. Ace di Sampras, 15-0. Mi ha detto, dice, Michael mi ha dato sempre problemi, io non ho giocato benissimo ma ho servito molto bene, questo è bastato. Ha detto che si sentiva molto rilassato a questo torneo, ha detto sì, dice, c'è un po' di extra money, un pochino. Doppio fallo contestato da Sampras. Vediamo un po'. Insomma, poteva anche esserci un po' di riga, Sì. Poi dalla reazione di corda mi sa che Sampras avesse ragione. E i giocatori sanno sempre, o quasi sempre, com'era la palla. Che scambio. 30-15. Ace ancora per Sampras, 40-15.
Sampras aveva messo segno 24 ace in questo torneo prima di oggi, 1036 nell'anno. Il millesimo lo aveva messo segno in semifinale al Masters. Tiene il servizio Sampras 2-1 in suo favore, primo set. Seconda semifinale della Compaq Grand Slam Cup. Pete Sampras in vantaggio 2-1 senza break nei confronti di Peter Korda. Tre ace di Sampras nel game precedente. Se Sampras vincesse avremo domani, come si diceva prima, Rino, di nuovo numero uno contro il numero due del mondo, come al Masters di Francoforte. Sbaglia male una volée di dritto non troppo difficile, Korda, 0-15. Chi ha detto che Sampras non è veloce? Sì, però. Grande scambio, eh! Eh sì, gran punto di Korda, bravissimo. Lo rivediamo. Vediamo solo la parte finale, ma è stato interessante anche i primi scambi. È lunga la palla di Sampras, 30-15. Ace di Korda, il secondo, 40-15. Rodetta di Korda sulla, è riuscito a fare una prima volée in condizioni di equilibrio incredibili, poi è stato passato ugualmente, riguardate. E qui il passante che non gli dà scampo. Doppio fallo, è il secondo doppio fallo di Korda, 40 pari. Vantaggio Korda. Fuori la risposta di Sampras, due pari. Quindi malgrado qualche difficoltà,
corda riesce a tenere le ruote dell'avversario, almeno in questa fase d'avvio. Esce la volée di Sampras, tagliata verso l'esterno, un po' troppo. Quindici pari. Solo due pari nel primo set, mi sono divertito ad andare a vedere cosa avevano fatto i due giocatori quest'anno al quinto set e ho scoperto che Sampras ne ha giocato uno solo contro Agassi a Wimbledon, vinto intanto Ace. Dopo aver vinto i primi due set e perso il terzo e il quarto, e anche Corda ha giocato uno solo all'Open degli Stati Uniti quando ha perso il primo turno da Wayne Ferreira, un match nel quale era sempre in vantaggio. 30 pari, insomma quante sono le probabilità che questo incontro vada al quinto set? Mi sembrano poche. D'altra parte un incontro in 5-7 l'abbiamo già avuto oggi, quindi. Anche perché Sampras o gioca bene e allora vince facile, no? Fa facile, comunque vince abbastanza agevolmente, oppure gioca male e allora magari perde, ecco, ma. Ci deve ancora convincere come lottatore Sampras, ecco. Sì, no, ferme restando tutte le sue bellissime qualità. 40-30. Ancora non si ricordano di lui incredibili rimonte, insomma, ecco, non è come Edberg che all'Open degli Stati Uniti l'anno scorso ha vinto tre volte almeno, rimontando svantaggi 2-7-1 al quinto break e via dicendo, no? Sampras ha un andamento più lineare. 40 pari. Della volée di rovescio Sampras. Ancora parità. Sbaglia Sampras alla fine di questo scambio da fondo campo e c'è una palla break a favore di Peter Korda. Sì, che Edberg erano sempre a rete, e qui invece vediamo che questo tipo di tennis è completamente diverso. Sampras anche lui è un buon attaccante, ma se non riesce a trovare subito la rete poi resta un po' ancorato al fondo. Hanno
non andato bene comunque questa para break. Nastro sottrae a Sampras questo ace. Vantaggio Sampras. Viene alla fine il servizio Sampras dopo aver annullato una palla break, il punteggio 3-2 in suo favore, primo set. Nel quinto gioco, ma ce n'era stata una anche nel secondo game e l'aveva invece cancellata Korda, quindi una palla break per parte, ma fedeltà nella sostanza ai servizi, 3-2 Sampras. Con i piedi ben dentro il campo Sampras. Non è male questo attacco tagliato di Korda. Palla salta poco, diventa difficile il passante. 15-0. Quaranta zero. Si allunga bene sulla volée di dritto Korda, tiene a zero la battuta, 3-3. Questa risposta di Sampras era molto buona, riguardiamola, se non fosse stato Mancino probabilmente Korda non avrebbe preso questa palla, perché vedete, grande allungo, ma sul lato sinistro lui può contare su una quarantina di centimetri in più rispetto a un giocatore destro. Zero. È lungo il passante di Korda. Ha avuto un attimo di perplessità, probabilmente voleva giocare il rovescio che gli viene più naturale, cioè quello in cross, poi ha cambiato idea e ha perso il tempo. La volée di rovescio di Sampras. Piuttosto comoda. Il colpo decisivo era stato il dritto. 40-0.
40-15. Hai visto Corda cosa sta facendo? Guarda lì. Beh, il pubblico tedesco apprezza poi buon calcio. E Sampras su questo piano non credo che no, riesca. No, che sia competitivo. No. Prova anche lui, è un disastro. Disastro. E beh, gli americani ti metteranno anche teste di serie nella Coppa del Mondo, che è una cosa secondo me ridicola. Ma ad ogni modo, come calciatori non possono davvero reggere la scuola europea. Bene, intanto Sampras stia nel servizio, conduce 4-3 nel primo set. Abilità calcistica. Che ha suscitato l'interesse degli spettatori e l'ammirazione di Sampras. Si aspetta che si metta a sedere qualche spettatore. Sbaglia la volée di rovescio. Corda. 0-15. Sampras ha vinto più tornei di tutti quest'anno nel circuito, 8 tornei, invece Corda nemmeno uno. Col nastro. Eh sì, la risposta di Sampras viene corretta dal nastro e diventa incontrollabile per Corda. 0-40, 3 palle break. Hai visto, l'ha preso proprio con la parte superiore del telaio. La palla ha cambiato direzione. Sbaglia la volée di rovescio, Corda cede a 0 il servizio, 5-3 Sampras, che ora ha la possibilità di servire per il primo set. Corda ha fatto la cosa più giusta nella palla break precedente, cioè ha cercato di venire a rete, però troppa foga, ha sbagliato una volée che non era difficile. 15-0. Parziale di 9-1 per Sampras. Racchetta nera per Sampras, racchetta rossa per Corda. Doppio fallo Sampras. 15 pari. Ha servito 206 km orari Sampras. La volée di rovescio. 30-15.
Sampras appoggia anche il peso del corpo sul suo dritto, un dritto pesante, invece Korda lo gioca scappando all'indietro, quindi arriva una palla ugualmente veloce magari, ma più leggera. Ace 40-15, 2 set point Sampras. Korda contesta la bontà dell'ace. Fuori la risposta di dritto di Korda e Sampras in 34 minuti si aggiudica il primo set col punteggio di 6-3, un solo break nell'ottavo gioco. E qui invece si è appena concluso il primo set con Pete Sampras che ha vinto 6-3 su Peter Korda grazie ad un unico break conquistato nell'ottavo gioco. Korda ha perso a 0 il proprio servizio. Adesso 15-0-15. Pari. Primo set, ogni volta che Sampras ha messo la prima dentro ha quasi sempre fatto il punto, 88%, quindi 9 volte su 10 praticamente. E fuori il rovescio di Sampras. 30-15. Nettamente fuori questo rovescio di Sampras. 40-15. Oh! 40-30. Proprio sulla riga, questo colpo di Sampras, bellissimo, fintato, sembrava che lo giocasse in cross, invece ha preso proprio un pizzichino di riga da 40-15-40 pari. Vantaggio Korda. Beh, questa è straordinaria. Davvero, forse addirittura fortunata per tanto è bella, però quando questi colli poi li fa un campione, allora è il numero uno del mondo. Della fortuna. No, anche perché a me è sembrato francamente che abbia provato a farlo così. Aveva giocato una traiettoria esterna Korda e ha risposto in maniera incredibile. Appena lunga la risposta di Sampras, vantaggio ancora per Korda. Yeah.
sbaglia di rovescio corda, parità. È il primo game del secondo set. Sampras ha vinto il primo per 6-3. Lo scambio lo conclude in modo straordinario Korda, questa accelerazione di dritto quasi all'incrocio delle righe, suo il vantaggio. Sbaglia la risposta di rovescio, Sampras 1-0 Korda, secondo set, primo set Sampras 6-3. C'è Korda che ha qualche problemino ad un braccio. Ho visto prima che alla fine di uno scambio nel primo game di questo secondo set si è fermato. Per la verità subito dopo ha tirato un dritto lungo linea che faceva paura, quindi non mi sono troppo preoccupato per lui, ma chissà. Sampras al servizio, 1-0 Korda, secondo set. Ha anche detto che certi infortuni a caldo non si sentono tanto, poi corre il rischio di aggravare. Ace di Sampras. Bellissimo. Beh, ogni tanto Korda tira fuori questi colpi. Rovescio straordinario. 15 pari. La risposta di Korda, 15-30. Visto che non gli fa tanto male il braccio. Un'altra risposta, questa in cross, e 15-40, due palle break. Ha fatto tre punti in questo game Korda, ingiocabili anche per il numero uno del mondo. Chiude bene con il dritto Sampras. 30-40, sempre palla break comunque. Doppio fallo di Sampras che cede dunque il servizio. Per la prima volta nel match, Korda conduce 2-0 nel secondo set.
15 pari. Sampras aveva perso una sola volta il servizio in tutto il torneo fino adesso, ma ha perso con Chang nel primo game del secondo set dopo aver vinto il tie break. Non aveva perso il servizio né con Muster né in questo primo set con Cord. 30 pari. Parla del 3-0 nel secondo set per Peter Korda, che ha perso il primo 6-3. Che brutto questo dritto di Sampras, fuori di un paio di metri. 3-0 per il giocatore ceco avanti di un break nel secondo set. Gli ha massaggiato sia il braccio che la spalla sinistra. Sì, però da quando ha cominciato a sentire male al braccio ha fatto 3 game di fila. Tra l'altro ha giocato il secondo gioco, quello nel quale ha strappato il servizio a Sampras, ha fatto 3 punti eccezionali, poi Sampras ha fatto un doppio fallo, ma insomma, un gran game. 15-0. Niente da fare, si allunga Korda sul passante molto rapido di Sampras, non può controllare la volée. 30-0. Comunque Korda è un giocatore che dà fastidio perché non si sa mai quello che ha in testa, è imprevedibile. Non lo sa neanche lui. Non dà tanto ritmo, gioca sempre palle disuguali. Questo qui inquadrato con capelli un po' grigi e occhiali, Ken Farrar, che è, diciamo, il supervisor del torneo, quello che delega gli arbitri e controlla che i giocatori si comportino bene. Servizio vincente di Sampras, punteggio è 3-1 a favore di Korda nel secondo set. Guarda che scambio. Bravissimo Sampras. 0-30. Quando Korda prova a servire con la traiettoria esterna, Sampras riesce a giocare un cross di rovescio che butta Korda ancora più fuori di quanto non sia finito Sampras. È brutto errore di Korda, arriva tardi, colpisce la palla quando è troppo bassa, non riesce a tenerla dentro. 0-40, 3 palle break a favore di Sampras. Thank you.
La prima la sciupa così Sampras con questa risposta di dritto in rete. Sì, forse si aspettava una prima più forte, invece Korda ha servito una prima a tre quarti velocità, 170 km orari. Questa invece è più solida. Da 0-40. È lunga la volée di rovescio di Korda, che restituisce dunque il break. Conduce ora per 3-2, ma sarà Sampras a servire dopo il cambio di campo. Quindi sa che se per vincere deve vincere almeno 3-7. Stare in campo ancora un paio d'ore, eh? Sampras il primo set, 3-2 Korda, che però conduceva 3-0 nel secondo. Parlava con il suo allenatore Zednik, Korda, ma il ceco non sono in grado di tradurlo. È un po' ingenua questa volée di Sampras, è stato quasi un assist per il passante di rovescio di Korda. La rivediamo. Quindici pari. Poco fortunata questa risposta di Korda. 30-15. Il giocatore ha lampanato proprio Korda, perché 1,90 m e pesa solo 70 kg. Sampras è 1,85 e pesa 81. 40-15. Due palle per il 3 pari. Completa il recupero con questo ace Sampras, da 3-0 Korda, 3 pari nel secondo set. 200 km all'ora. Stick ha toccato 211 km d'ora oggi. Il servizio di Sampras tante volte non ti sembra così veloce, perché è un movimento così sciolto, fluido, che non te ne accorgi. Stick c'è. Se ne accorgono gli avversari. Sì. 0-15, ricorda che si è allungato male sulla volée. Oh,
Scorda fa degli errori, ecco, questa qui era una palla facile, un giocatore che è uno dei primi del mondo. È a campo aperto, messo fuori, vuole dire rovescio. Sua moglie non l'avrebbe sbagliata. Forse no. Anche perché è una giocatrice abbastanza brillante. Mi piace giocare anche lei a rete. È un po' discontinua però. Bella. Questo dritto anomalo accelerato è la sua specialità. 30 pari. Palla di Corda non ha proprio rimbalzato, sempre sono riuscito a tirarla su. È un gioco un po' spezzettato, eh? C'era più continuità nella partita fra Stich ed Edberg. Ace di Corda conduce 4-3 nel secondo set, primo set Sampras 6-3. Non era rotta, le corde non erano rotte, evidentemente non era soddisfatto della tensione. Poi si è anche messo del ghiaccio sul braccio sinistro. Abbiamo Sampras al servizio, Corda in vantaggio per 4-3. Serve con le palle nuove Sampras. Sono stati giocati 16 game, il cambio delle palle dopo i primi 7 e poi di 9 in 9. 15-0. Pari. Secondo me il cambio delle palle dovrebbe essere differenziato a seconda delle superfici, perché sulla terra battuta non c'è dubbio che si sciupano di più, si logorano di più, dopo 9 game è giusto cambiarle, perché si gioca di più e certo. Poi la superficie le consuma. Certo, quando si gioca su queste superfici qua potrebbero benissimo fare il cambio, non so, ogni 11 game invece che ogni 9. Ubaldo, vuoi togliere una delle poche cose che sono uniformi? Lo so, vabbè, ma le superfici non sono uniformi. Lo so, purtroppo no. Ma... Tanto 40-15. Io dico sempre che il tennis non è uno sport, sono 4 sport. Sì. Anche se lo strumento è uno solo, la racchetta. Provato un pallonetto sulla risposta a Corda. Sampras cosa va? Va a cambiare racchetta? Forse sì. Sì. 4 pari il punteggio nel secondo set. Ha fatto trottare tra l'altro da una parte all'altra del campo. 15-0. Qui in contropiede di nuovo Sampras, anche un po' pigro. 30-0. Provato ad allungarsi solo col corpo e col braccio, senza muovere mezzo passo.
lo stop. Beh, insomma, grande virtù calcistica oggi, espressa e accolta. Quaranta-0. Tiene a zero il servizio Korda, ora conduce 5-4 nel secondo set. Quindici zero. Chiude con il dritto in lungo linea Korda. Ma il nastro ha favorito il dritto di Korda. E gliel'ha preparata bene. Sì. Devono giocare da distanza ravvicinata, ha avuto tutto il tempo di scegliere l'angolo. Poi l'ha giocato bene. Gran punto. Insomma, Korda farà quello, quel giocatore discontinuo che conosciamo, ma ogni tanto ci regala delle prodezze. Vediamo, Qui già Sampras si era salvato, era stato bravo. Qua, guarda che cosa c'è. Colpo difficilissimo. 15-30. A slogarci un polso. Per avere un braccio malandato, pari. Ace di Sampras. Vedi com'è semplice replicare una prodezza dell'avversario. Un servizio vincente di qua, un ace di là. Sei a posto. Sampras tiene il servizio, 5 pari. Secondo set. Un break per parte questo secondo set. Ken Farrar, l'uomo con gli occhiali sulla destra. E qui abbiamo avuto un esempio di gran tennis perché ha attaccato bene. Ha attaccato bene, è riuscito a cambiare presa con la racchetta, giocare un dritto con il taglio, venire avanti. Se avesse giocato il lift questa palla qui non, probabilmente non sarebbe riuscito a passare. Molto bravo. 0-30.
sbaglia la risposta di dritto Sampras, che forse ha rotto la racchetta, almeno il suono. Eh sì, saltata a corda. Quindici e 30 dunque. Bello questo attacco di corda. 30 pari. Colpo difficile perché è riuscito ad attaccare dopo uno scambio molto sostenuto. Poi è riuscito a fare questa volée in equilibrio, non so come. Pallonetto di corda, non riesce ad agganciare Sampras, 40-30 da 0-30. Difficile giocare un pallonetto così, una palla radente, abbastanza veloce. Per corda è difficile fare le cose facili. Grande accelerazione di dritto di corda che dopo aver recuperato da 0-30 tiene il servizio, conduce 6-5 nel secondo set, si è assicurato in ogni caso almeno un tie break. Allungare questo secondo set al tie break. Ace. Altro ace, 30-0. Questa volta non riesce il pallonetto a corda, 40-0. Fuori la volée di dritto, 40-15. E siamo dunque al tie break. Giocata con grande freddezza e precisione questa palla da Sampras, non era difficile ma l'ha proprio messa lì con tutte le intenzioni. Mi pare si sta molto allenando nella precisione perché è diventato un fanatico del golf, quando c'ha tempo libero va subito a giocare al golf. Si comincia con corda al servizio. Uno a zero. Due servizi per Sampras. Ho giocato contro nei 9 confronti diretti 3 tie break e 2 li ha vinti corda. Due Sampras, scusate. Brutto uno errore di Sampras. Sbaglia una volée di rovescio abbastanza semplice per un giocatore come lui.
2-0 Korda. Dicevo, due tie break quinti del Sampras, uno da Korda i precedenti. Ottima traiettoria esterna, 2-1 Korda e due servizi per lui. Uno Korda. Korda abbastanza aggressivo, sempre avanti. Difende bene la rete. 4-1. Con un mini break. Sembrava quasi sorpreso Zednik, che assentiva con la testa, rivolgendosi alla signora Korda. Zednik lo conosce bene. Ace di Sampras, punteggio è 4-2, si cambia campo, nel tie break si cambia campo ogni 6 punti. Contato almeno 10 ace a Sampras in questo match finora, ma vedo che per loro sono 11. Altro ace, 4-3 per Korda, con due servizi per lui perché Korda è in vantaggio di un mini break in questo tie break del secondo set. La risposta di Sampras, 5-3. Korda serve come tutti i mancini più, meglio da sinistra che non da destra, quindi è questo il punto al quale Sampras può sperare nel mini break. Servito bene. C'era lo spazio. 6-3 Korda. Salvato bene Korda sulla risposta di Sampras, che era davvero eccellente. E quindi 3 set point per Korda. I primi due si giocano sul servizio di Sampras. Che errore! Brutto, molto brutto il modo di Sampras di chiudere questo set, 7-3 per Korda, un set pari dopo un'ora e 20 minuti di gioco. Ha giocato dei punti straordinari, magari ogni tanto fa delle sciocchezze. No, questo secondo set ha giocato molto bene, da quando ha cominciato a sentir male al braccio ha giocato benissimo. Ha anche ricordato che Korda nel secondo set era in vantaggio 3-0, è stato raggiunto sul 3 pari, poi nel tie break si è imposto per 7-3. Ace di Sampras nel primo punto del terzo set. Ha messo il ghiaccio Korda anche al cambio di questo campo, forse sta aspettando anche il whisky. Thank you.
30-0. Sbaglia di dritto Sampras, 30-15. Lunga la risposta di Korda, 40-15. Ancora un saggio dell'abilità di Korda. Ha lasciato di sasso Sampras. Ha visto la palla altro che quando ha rimbalzato. 40-30. Passante di rovescio di Korda. Un momento. Sta esaltando, eh? 40 pari. Poi talmente rapido lo schiaffo che lui dà di rovescio che non si riesce a vedere se lo gioca lungolina o in cross, così come non si vede ace di Sampras. Quattordicesimo della partita. Tiene comunque il servizio, Sampras conduce 1-0 nel terzo set, un set pari. Seconda semifinale della Coppa del Grande Slam, si gioca per un posto in finale, per la finale si è già qualificato Mikael Stich che ha battuto Stefan Edberg 2-6, 3-6, 6-3, 6-3, 6-1, 2 ore e 40 minuti di gioco. Qui invece siamo su una situazione di un set pari, Sampras ha vinto il primo set per 6-3, Korda si è aggiudicato il secondo set al tie break per 7-3. Adesso abbiamo Sampras che conduce 1-0 nel terzo set. Di solito quando in un campo c'è Sampras le cose migliori le fa vedere lui, invece forse tutto sommato direi che i punti più spettacolari li ha giocati Korda. Direi proprio di sì. 0-15. Pari. In particolare sempre dimostra di soffrire un po' le accelerazioni di rovescio di Korda. Del resto avevo ricordato prima che neanche negli ultimi tre confronti vinti da Sampras, Stoccolma l'anno scorso, le finali ATP e poi quest'anno in semifinale a Key Biscayne, Sampras aveva sempre perso almeno un set. Sbaglia alla fine Korda con il dritto. Quindici trenta.
lento l'attacco, ma un po' alto il passante stavolta. Chiude la volée di rovescio Sampras. 15-40, ci sono due palle break. Tuffo di Sampras e niente da fare per Korda, c'è dunque il break, 2-0 Sampras, terzo set. Si è buttato quasi con dolcezza, Sampras, non era un tuffo alla Becker. La palla gli va di là talmente corta che Korda non riesce a raggiungerla. Zero. Oh. 30-0. Nel torneo Sampras non aveva perso ancora un set fino ad oggi. Ha dato 2-7-0 a Muster senza mai perdere il servizio, 2-7-0 a Chang perdendolo una volta. Ace 40-0, numero 15. Ma i servizi vincenti sono almeno 35. Tiene a zero il servizio, Sampras conduce 3-0 nel terzo set con un break, un set pari. Mentre già si ricomincia la serie dei tornei del circuito ATP, si gioca tra l'altro in Qatar, il torneo più ricco della prima settimana, quella dal 3 al 9 gennaio, in Qatar poi c'è il torneo di Sydney e quindi l'Australian Open. Che difesa di Korda e che bombardamento di Sampras. Guardate qua. Ace di Korda. 30-0. Dovrebbe essere il quinto ace di Korda. Ha fatto tutto bene, Korda, tranne questa volée. 30-15. Bel lungo linea di rovescio, buona scelta di tempo nell'attacco a sorpresa. Poi una volée non troppo difficile. In rete. Sbaglia di dritto Sampras, 40-15. Ace di Korda, il secondo in questo game, il sesto nel match. Sampras conduce ora 3-1. Terzo set, un set pari.
controllo la rete, Sampras 15-0. Ace di Sampras, 30-0. Altro ace, 40-0. Arrivati a 17 per Sampras, che ora conduce 4-1 nel terzo set, un set pari. Pete Sampras in vantaggio 4-1 nel terzo set, un set pari. Sampras ha vinto il primo set per 6-3, Korda ha vinto il secondo set per 7-6. Nel terzo set c'è stato un break nel secondo gioco. Rimedia bene Sampras, è stato il recupero di Korda dopo il nastro, vedete, Korda l'ha anche messa abbastanza bene questa palla, ma è stato pronto Sampras, ace di Korda, 15 pari. Altro ace di Korda, 30-15. Numero 8, ne ha fatti due anche nel game precedente. E ne aveva fatti 4 nei primi due set, adesso ne ha fatti 4 nel terzo. Oh, questa risposta di rovescio di Sampras. Vedi, quando Korda cerca di sorprendere Sampras con il servizio esterno, guardate... Sampras riesce a tagliare la palla in questo modo, la fate almeno 3 punti così. Altro ace. Stavolta con la seconda. La seconda di servizio. Sampras ha tendenza un po' a spostarsi verso il centro quando risponde da destra per cercare di aggredire con la risposta di dritto, ma Korda è stato bravo e coraggioso. Brutto errore di Sampras, sbaglia di rovescio da fondo, 4-2 a favore di Sampras. Adesso vediamo, perché Sampras negli ultimi due turni di servizio non ha lasciato nemmeno un punto a Korda. Altro intermezzo calcistico di Korda. Secondo Vacchia il calcio non è più forte come un tempo, Gran risposta, 0-15. Hey!
peccato. È fuori. Peccato. È fuori. Era bellissimo. Sì. Era un gran punto. Aveva già fatto un pallonetto straordinario, che guarda come si è alzato Sampras per arrivarci. Poi palla su cui Sampras non può far nulla. È uscita voglio di poco, eh. Sì. Comunque mi pare, vista questa partita, Ubaldo, che sia stato meglio per il torneo, insomma, che abbia vinto Korda che non Bruguera. Bruguera non credo che sarebbe riuscito ad opporsi a Sampras nello stesso modo. Non c'è dubbio. Intanto sarebbe già entrato in campo più rassegnato. Korda, tutto sommato, per il fatto di aver battuto tre volte Sampras, per il fatto di averlo infastidito anche quando ha perso, non è entrato in campo sicuro di perdere. Intanto 15-30. Ace. 30 pari. Numero 18. È vero che Bruguera ha tolto un set a Sampras al Master, ma quell'incontro si è giocato con Sampras già qualificato e Bruguera già eliminato. Sì. Quindi, insomma, incontro un po' falsato nelle premesse agonistiche. Questo qua inquadrato a destra nel teleschermo è un russo che si occupa di Sampras, lo aiuta a fare ginnastica, è un fisioterapista. Beh, questo è un dritto di grande difficoltà, questo giocato da Sampras, palla bassissima. Sì, tra l'altro giocato in una posizione abbastanza frontale, cioè senza essere troppo di fianco, quindi è ancora più difficile tirarlo lì dove l'ha tirato lui. 40-30. Solo col movimento del braccio. Sì. Altro ace, 5-2 Sampras. Nel terzo set, un set pari. Sommando quelli di Sampras e quelli di Korda, in 7 giochi. Fanno più di 2 ace a game. Hanno migliorato a servire? No, non più, un po' di meno, ma insomma 12 ace in 7 giochi sono tanti. Ecco. Certo, hanno sicuramente progredito come attenzione del servizio. Forse sono un pochino più stanchi nei riflessi, nella risposta. Complessivamente ci sono 19 ace di Sampras e 9 per Korda nel match. Quindici pari. Trenta pari. Bella. Passante di rovescio di Sampras, 30-40 set point. Un po' prevedibile, un po' corto l'attacco di Korda. Ed
adesso deve servire la seconda. Sampras probabilmente piglierà qualche rischio. L'ha preso, ma ha sbagliato. 40 pari. Vantaggio corda. Ace di corda, il decimo, punteggio è 5-3. Ed ora Sampras ha la possibilità di servire per il set, ha avuto un set point sul 5-2. Ha giocato tre rovesci tagliati di fila a corda, il terzo gli è uscito. Vicinissimo al doppio fallo. Nastro e poi riga. Out. 15 pari. Brutto errore questo di Sampras. Si è appoggiato male a questo rovescio, la palla gli è andata via. C'è un overrule dell'arbitro, sì. Era stata chiamata fuori la risposta di corda e l'arbitro Morrissey, inglese, corretto, quindi si ripete il punto. Quindi sempre 15 pari. Fatto bene l'arbitro a giudicare da questo replay. All'era buona. Comunque Sampras ha servito adesso a 209 km orari. Vicino ai 211 che è il primato stabilito per la giornata stabilito da Stick. Passante di rovescio di corda. Se si coordina proprio bene. 30 pari. Se palle basse sul rovescio.
visto come era piegato, le ginocchia quasi a terra. Passante di rovescio di Sampras. 40-30 set point. È il secondo, Sampras ne ha avuto uno nel game precedente sul 5-2. No, questa volta ce l'ha col servizio a disposizione. Ha risposto bene Korda. Gran punto. È riuscito a tenere in campo la palla, pur essendo arrivato un po' in ritardo. Sampras aveva già fatto un miracolo a riuscire ad allungarsi. Quindi già due set point annullati. Sfiorato il doppio fallo, eh? Eh sì, è già la seconda volta in questo game. Nastro e riga. Coraggiosa seconda a 160 km orari. E poi l'errore di Korda. Si è proprio scomposto, voleva tirare forte, ma la palla non aveva abbastanza peso e non era riuscito a incontrarla bene. Terzo set point per Sampras. Buona. Gran pallonetto di Sampras. Eh sì, che era stato messo un po' alle corde da due colpi molto buoni di corda. Terzo set dunque per Pete Sampras, si gioca da 1 ora e 54 minuti, Sampras conduce per 2-7-1. Qua il pallonetto imprendibile. A favore dunque di Pete Sampras, che ha vinto con lo stesso punteggio di 6-3 il primo ed il terzo set, ma ha dovuto lasciare al talento di Korda il secondo, che Korda si è aggiudicato al tie break. Beh, un confronto davvero molto equilibrato, perché anche questo terzo set è stato deciso da un solo break. Korda ha perso il servizio nel secondo gioco e non è più riuscito a recuperare, ma la qualità del tennis è buona. Ace di Korda. Ancora una volta con la seconda di servizio. L'undicesimo. Proprio la stessa azione di poco fa. Sampras che si sposta al centro per rispondere di dritto e Korda che lo sorprende. 40-15.
1-0 Korda, quarto set, 2-7-1 Sampras. ATP Double Championship, domenica 19 dicembre alle 14.30 e alle 23.30, in esclusiva, su Televio 2. Mondeo, vantaggio Ford. Korda ha tenuto il servizio nel primo game del quarto set. Sampras conduce 2-7-1. Korda deve aver superato i problemi che aveva al braccio, perché nel cambio di campo non ho più visto il sacchetto con il ghiaccio, si è sciolto tutto, ha cambiato maglietta, polsini e perfino foulard. Molto bella la volée di rovescio di Sampras. Questo è incredibile, eh? Eh sì. Risposta vincente in lungo linea di dritto di Korda sulla prima di servizio di Sampras. Due ore esatte di gioco. Il nastro aiuta un po' Sampras, che ha rischiato di sbagliare questa volée di dritto. Comunque 40-15. Risposta di rovescio questa volta, vincente di Korda. Queste sono indubbiamente cose che Bruguera non ci avrebbe fatto vedere. La risposta di dritto prima, quella di rovescio adesso. E questa volta non fa tempo, si fa anche male. Ha colpito male, si è fatto un po' male la mano. Uno pari.
0-15. Doppio fallo di Korda. Il doppio fallo è stato un pochino aiutato anche da Sampras, che dall'altra parte del campo si muoveva per infastidirlo un po'. La risposta di Sampras. 0-40, 3 palle break. Quella di infastidire un po' l'avversario muovendosi è una tattica di Gabriele Sabatini. Sì. La volée di rovescio consente a Korda di annullare la prima delle tre palle break. Questa può essere un'occasione per Sampras approfittare della seconda palla di servizio di Korda. Sulla riga. Cambio. È lungo il pallonetto di Korda. Era ben giocato. Scambio. Era ben giocato, sì, davvero, anche il pallonetto. Anche poco fortunato. C'è il break. Ed è 2-1 Sampras nel quarto set. 2-7-1 per lui. Stanno facendo rivedere l'ultimo scambio del game precedente, davvero uno scambio bellissimo, condotto a una velocità superiore a questa del rallenti. Eh sì. Ecco, qui ha tentato un pallonetto liftato. Quando è stato, non poteva che sperare che uscisse. Sì, sì, non c'era niente da fare. Guarda, guarda, proprio in contropiede netto, guarda, vede la palla che va fuori. 2-1 Sampras, quarto set, e servizio. Palle nuove. Si gioca da 30, ci sono stati giocati 34 game. Cambio delle palle dopo i primi 7, poi di 9 in 9, quindi dopo 16, 25, 34 giochi. Sembra disposto a prendere tutti i rischi Korda. D'altra parte gioca una partita contro pronostico. C'è il miraggio di una differenza di quasi $400,000. Tra quello che si guadagna perdendo in semifinale e quello che si guadagna perdendo in finale, ma poi non è detto che uno andando in finale deve perdere. Certo. Poi comunque un premio di 1,3 miliardi e passa per arrivare in finale a un torneo. È un premio esagerato anche per questi giocatori qua. 30-15. Ricordo che quando Pete Sampras vinse il primo anno, quindi nel 90, Coppa del Grand Slam, c'erano $2 milioni per il vincitore e lui
dette $250,000 a un'associazione benefica per una malattia da cui, per la ricerca contro la malattia di cui era stata vittima sua zia, cioè era del padre. Poi la Coppa del Grande Slam è stata vinta da Wheaton l'anno scorso, da Stick. Domani, se ci fosse una finale Sampras e Stick, i vincitori delle prime, della prima e della terza edizione, esatto, del torneo, poi gli stessi finalisti del Master, quindi insomma e il numero uno e il numero due del mondo, metterla come vuoi, più nobile di così la finale non potrebbe essere. 3-1 Sampras. Quarto set. Il servizio filava a 203 km orari. Saltato, Sampras ha preso completamente la misura del colpo. 15-0. Doppio fallo. Un overrule dell'arbitro di sedia che ha chiamato out la palla di Sampras. È stata un po' sollecitata questo overrule da un'occhiata di corda. Giuccellina l'ha chiamato, l'ha considerato buona la palla. 30-15. Che risposta! C'era una fucilata. Quasi rabbiosa la risposta, sì, di contestazione forse alla chiamata precedente dell'arbitro. Mamma mia. Certo che è stato impressionante. 30 pari. Ci riprova quasi, eh? Bello scambio anche questo. 40-30. Se nella prima semifinale, quella tra Stich ed Edberg, abbiamo visto un campionario di prodezze soprattutto al volo, ecco, qui assistiamo viceversa a grandissimi colpi, soprattutto da fondo campo, comunque colpi di rimbalzo. E poi nella prima partita hanno giocato a corrente alternata, benissimo Edberg all'inizio e molto bene Stich alla fine. Qua hanno giocato bene anche nello stesso momento. Sai che questa volée forse era fuori? Anche secondo me era fuori e anche secondo Sampras. Vediamo un po'. È stata così veloce che l'arbitro non l'ha nemmeno vista e si esce da quadro. Neanche il cameraman ce l'ha fatta. Vediamo se ce la fa vedere adesso. Ma, non lo so. La prima impressione è che fosse nettamente fuori. Poi, ad ogni modo, 3-2 Sampras, quarto set, 2-7-1 per lui.